Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Oggi parleremo di storie, storie a lieto fine e anche le associazioni che aiutano i levrieri, aiutano anche alcuni cani maltrattati, abbandonati a trovare una famiglia. Sempre qui a Milano alla Pets in the City, ma prima il nostro angolo adozioni. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a presentarvi la nostra Carolina. Carolina è una femmina di taglia grande, ha circa un paio d'anni, è sterilizzata. Carolina è un carattere un po' timido e riservato, ha bisogno di un pochettino di tempo per fidarsi delle persone e per interagire con loro. Per aiutarla in questo suo problema, l'abbiamo inserita già da circa 6 mesi nel nostro programma con il progetto Diana, che consiste nel portare questi cani presso il centro cinofilo CIAC ad Averio. Gli educatori e rieducatori lavorano con loro, cercando appunto di aiutarli a superare le loro paure, fobie, lavorando sulla loro autostima. Carolina in questi mesi ha acquisito diverse competenze, tant'è vero che dal campo poi ci siamo spostati anche in esterna. Proprio oggi Carolina verrà con me ad Averio e quindi la metteremo alla prova con nuovi stimoli, macchine, biciclette e motorini, in modo da prepararla ad un futuro in famiglia e appunto in una realtà sociale. Per conoscere Carolina potete venire tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, dalle 14.30 alle 18, presso la struttura zoofila EMI Onlus in via Dai Rago 120. Carolina vi aspetta. Qui a Pets in the City c'è anche Myland Dog, un'associazione che nasce dal 2013 su Milano, è un'associazione culturale che cerca di fare nel suo piccolo e importante modo aggregazione al di fuori delle aree cani. Quindi ci siamo inventati lo spirito di dire perché quello che succede nelle aree cani non può essere veicolato fuori, e quindi da questo nascono una serie di eventi, iniziative per cercare di fare aggregazione non solo qui nel contesto del rettangolo verde destinato ai cani, ma anche in città, e quindi abbiamo portato avanti questa cosa. Bene, parlami allora di qualche evento che avete organizzato o che magari è in programma. Allora, abbiamo in programma l'evento natalizio che si chiama Happy Myland Dog Christmas, giunto alla sua quinta edizione, con le importanti realtà del mondo no profit che sono qui con noi e che ci seguono da anni. Quindi è una sorta di villaggio natalizio solidale dove le varie associazioni fanno raccolta fondi per i loro canili, perché la nostra fortuna è non avere un canile con i costi che ha queste realtà, ma quindi loro invece fanno la raccolta fondi con i loro gadget e danno un contributo ai loro progetti. Ecco, queste forme di aggregazione a cosa hanno dato vita? Come magari amicizie, anche sì, no, relazioni? Certo. Sì, chiaramente questa aggregazione, questa convivenza fra più realtà ha portato a delle sinergie importanti, perché prima potevano essere considerati tanti cani sciolti, tra virgolette, invece l'aggregazione, sappiamo, come un vero branco, permette a tutti di poter condividere, veicolare pensieri, progetti, situazioni anche, non so, cani smarriti. E si è formata proprio questa grande partnership fra tutti, in cui uno dà una zampa all'altro. E quindi dove si può trovare Myland Dog? Myland Dog si trova a Milano, ma si trova sui social, chiaramente Instagram, Facebook, e poi abbiamo il nostro sito che è www.mylanddog.it. E come diciamo noi, se l'intervista è conclusa, qua la zampa, bella gente. Myland nasce per anche un progetto particolare, siete diventati poi punto di riferimento. Sì, Myland Dog ha questa caratteristica, fin dal suo inizio ha voluto aggregare alle iniziative rivolte a cani e proprietari di cani un punto d'attenzione sulle associazioni che a Milano, nei dintorni di Milano, in generale nella Lombardia, si occupano di cani, di diritti degli animali. Gli incontri con le persone diventano un po' l'occasione per fare un approfondimento di questo mondo del volontariato, che negli anni è cambiato perché da puro atto di cuore sta diventando sempre più professionalizzato, quindi ci sono corsi per operatori, educatori che vengono impegnati nel recupero dei cani. Insomma, diciamo che i rifugi, i canili, i rescue di razza stanno diventando dei punti di riferimento anche per la cultura cinofila.
Noi abbiamo colto questa trasformazione e l'abbiamo trasformata in una sorta di piattaforma ideale, quindi chi ci segue, come in questo caso a Pets in the City, trova tutto il mondo associativo, o almeno una parte di questo, con cui può dialogare, capire come diventare volontario, come iniziare dei percorsi di formazione. In questo senso, Myland Dog ha trovato in Pets in the City un partner particolare, perché la fiera ha esattamente voluto cogliere questo aspetto dell'associazionismo come parte attiva del mondo cinofilo. Ecco, a proposito, parliamo proprio delle associazioni che sono con Myland Dog, che prendono Myland Dog come punto di riferimento. Sono sul territorio, quale territorio? E magari facciamo anche qualche esempio di associazione. Tra le associazioni che fanno parte di quello che noi chiamiamo il nostro branco, ci sono alcuni rescue di razza, tipo Pet Levrieri, che è presente qui in fiera, e loro hanno dei progetti dedicati proprio al recupero dei levrieri nelle zone spagnole, che vivono vicende terrificanti, non soltanto di maltrattamento, direi anche qualcosa di decisamente più feroce. Loro fanno il recupero di questi cani, un instradamento anche di tipo formativo per poterli reintrodurre nelle famiglie, e poi li portano in Italia, dove vengono adottati. E poi ci sono in realtà quelle che noi chiamiamo i piccoli rifugi, tipo Rescue Bau, che sta a Gaggiano, o Progetto Lo conosciamo Aquila, bene, con Alice Aquila, Castorina. Esattamente, o Progetto Aquila, che sta a San Giuliano Milanese. Sono piccoli cosmi dove si cerca di fare la formazione del cane e anche il coinvolgimento delle famiglie, quindi dei percorsi che siano non soltanto finalizzati all'adozione, ma anche tutto il tempo successivo all'adozione, sapere che il chiamiamolo canile sia un punto di riferimento per i dubbi, le incertezze, eventuali necessità di compressione del dialogo tra umano e cane. In mezzo a queste realtà ci sono quelle più diciamo dedicate alla tutela dei diritti degli animali, come la LEAL, che è la Lega Antivivisezionista, che ovviamente conduce delle battaglie anche di tipo civile e politico, o mondi come Save the Dogs and Other Animals, che hanno portato avanti un progetto straordinario in Romania contro il randagismo, creando un modello che a questo punto è un punto di riferimento per tutto il territorio europeo su come fare per dialogare anche con le autorità locali, cioè diventare un punto di riferimento per le autorità per dei progetti che siano strutturati su tutta un'intera nazione. E quindi li vediamo proprio alle nostre spalle. Qui c'è il portale della Regione Lombardia. Questo qui è un cancello di accesso al mondo associativo e a tutte le possibilità che si hanno di collaborare con loro, sostenendoli o anche facendosi coinvolgere in prima persona come volontari o come percorsi di apprendimento per la buona gestione del cane. Come si chiama il progetto e qual è il suo obiettivo? Il progetto si chiama Feliz Change It e ha l'obiettivo di sensibilizzare sui comportamenti errati verso, in questo caso, un cane e un pesce. Durante il filmato faremo vedere un cane lasciato in un'automobile al caldo e cosa prova, e un acquario trascurato, sempre dal punto di vista dell'animale, perché l'obiettivo è anche quello di cambiare il punto di vista, quindi non vederlo dal punto di vista umano, ma da vederlo per l'appunto dal punto di vista animale. Il filmato dura 1 minuto e 45 per la precisione, e facciamo vedere dei padroni che lasciano il cane in auto mentre vanno a fare delle spese, lasciano in auto convinti che di fare del bene per lui mentre il cane soffre, come riusciamo a far notare grazie alla realtà virtuale, dei video 360 in realtà virtuale. Cosa prova la persona che poi mette questo visore per 1 minuto e 40? Possiamo dire ansia, prova quello che per essere abbandonati in una macchina, possiamo immaginarcelo secondo me. Lo vedi dagli occhi del cane, quindi sei un cane all'interno di un'automobile, da solo, che chiede con delle scritte in sovrimpressione, dove dice ho sete, ho caldo, si sentono il cane, i versi del cane e gli abbai del cane. Ci sono progetti futuri anche? Sì, sicuramente sui cambiamenti climatici, sugli animali non posso dire molto perché ne stiamo ancora concordando con gli eventuali partner, quindi sì, sicuramente seguiteci, abbiamo una pagina Facebook Feliz Change It o dell'associazione, e lì ci saranno gli aggiornamenti, comunque assolutamente sì. Quali sono le reazioni delle persone che dopo questo filmato? Alla fine del video ci sono state reazioni molto diverse, alcuni gridavano anche di non lasciarli in macchina, di non abbandonarli ai padroni,
o altre persone anzi dicevano che era un messaggio bellissimo, che dovevamo diffonderlo a tutti, farlo vedere a tutti, ma la maggior parte è stato, diciamo, anche commenti negativi nei confronti di questa tipologia di padroni che appunto ha mancanze, carenze nei confronti dei propri animali. Quindi insomma anche delle reazioni forti, sì, direi. Sì, sì, no, c'è stato molto coinvolgimento, è stato impattante, che era uno dei nostri obiettivi, quindi siamo molto contenti di questo. Tu adesso resti qui, noi ci mettiamo un attimo, ok? Ecco, qui mi guardano i miei proprietari, ma sono scesi dalla macchina. E pertanto anche. E il mio proprietario non c'è. C'è qualcuno che mi guarda dal finestrino. Si sente proprio l'affanno del cane in macchina da solo. Addirittura alle 3, sono ritornati dopo ore. Hai visto che abbiamo fatto presto? Non è un giocattolo non giocare con la sua vita. Beh, direi che in effetti è molto chiaro e mi raccomando, è molto anche provante, perché il cane lasciato da solo in macchina può provare sete, può provare paura, può provare tante emozioni e tutte negative. Bisogna sempre essere responsabili del proprio cane. Quando si prende un cane si prende un impegno a farlo vivere bene e serenamente. Quindi attenzione a quello che un proprietario fa e come si comporta con il proprio compagno peloso. Al Pets in the City c'è anche Pet Levrieri Onlus, un'attività, quella di salvare i levrieri da che cosa? Noi ci qualifichiamo primariamente come un'associazione anti-racing. Cosa vuol dire? Facciamo parte di un network internazionale di associazioni che lottano per l'abolizione delle corse coi levrieri nei cinodromi, nei paesi dove questa attività è ancora legale, e per l'abolizione della caccia a vista con i galgo in Spagna. Poi facciamo anche adozioni di levrieri dall'Irlanda e dalla Spagna, collaborando con dei rifugi indipendenti, ovvero indipendenti nel senso che non hanno nessuna relazione, nessun legame con l'industria delle corse per quello che riguarda l'Irlanda. Quindi sono rifugi che salvano i levrieri direttamente dal pound, cioè dal canile, e lo stesso succede in Spagna, dove vengono recuperati dalle Perrera, oppure i levrieri vengono consegnati direttamente dai trainer o dagli allevatori o dai galgheros a seconda del paese, perché arrivati a fine carriera, corsa praticamente. A fine carriera, esattamente. Generalmente. Quindi invece di eliminarli, considerate che un levriero che corre in un cinodromo e si infortuna, al 99% viene soppresso, cioè non viene curato, perché la spesa, il costo che il trainer dovrebbe sostenere per curarlo e per avere comunque un cane difettato alla fine. Certo che non corre più come prima, che non dà le stesse. Non è conveniente, quindi viene o soppresso o viene portato al canile. Il canile in Irlanda, come i canili in Spagna, tengono i cani 7 giorni. Se dopo 7 giorni nessuno li reclama, vengono soppressi. Ecco, questa quindi questa è la legge di questi paesi. Esattamente. E qui entra Pet Onlus Levrieri. Esatto, noi collaboriamo con questi rifugi che lavorano sul territorio, recuperano i cani, recuperano dalle situazioni più disparate, li sistemano, nel senso vedono di curarli, accudirli, fargli comprendere che l'essere umano può avere un'attenzione diversa. Sul nostro sito sono pubblicati profili che sono stilati dai rifugi, vengono stilati dai rifugi, vengono confermati da soci che vanno periodicamente presso i rifugi a verificare. Quindi profili, scusa se ti interrompo, profili nel senso tutte le caratteristiche, esatto, di un cane, dal comportamento, dal carattere, diciamo, all'età, alle caratteristiche. Da dove è stato recuperato, in che situazione è stato recuperato, che percorso ha fatto
al rifugio, se si è rivelato un cane con un atteggiamento aperto, amichevole, affettuoso. La famiglia ideale, esattamente. Quella che si dovrebbe essere la sua famiglia ideale, d'accordo con i gatti, con i cani, con altri cani. Se può vivere da figlio unico o se ha necessità invece di un branco, quindi di un altro cane a supporto. E pubblichiamo questi profili, riceviamo le richieste di adozione sempre attraverso il nostro sito, li pubblichiamo sulle nostre pagine Facebook. Abbiamo soci sparsi più o meno su tutto il territorio che si occupano di fare le visite presso le famiglie, di raccontare cosa sono i levrieri, in particolare i levrieri rescue, qual è il loro trascorso, qual è il percorso. Che è un mondo a parte. Esattamente, sono cani adulti che inseriti in un contesto familiare, la gente resta sempre abbastanza perplessa perché noi diciamo i primi tempi faranno i bisogni in casa e loro ci dicono ma non sono cuccioli, ma non hanno mai avuto una casa e quindi certo, bisogna si devono mediare. Ambientare. Esattamente, imparano molto velocemente. Cerchiamo quindi di fare il match perfetto tra il cane che abbiamo disponibile al rifugio e la famiglia in Italia che desidera adottare un cane. Parliamo di numeri, all'anno e dal 2013 tu riesci a darmi... Allora, noi facciamo 8 arrivi all'anno, 20 cani per arrivo, quindi sono 160 cani per 5 anni, 6 anni ormai di attività, quindi direi sono tantissimi. Inoltre l'anno scorso abbiamo portato in Italia una sessantina di levrieri superstiti dal cinodromo di Macao. Noi siamo stati l'unica associazione in Italia che ha partecipato alla campagna di chiusura del cinodromo insieme ad altre associazioni di livello internazionale. Alla chiusura del cinodromo a luglio dell'anno scorso sono stati salvati 550 levrieri, di questi 550 levrieri 61 sono arrivati in Italia e tra gennaio e aprile dell'anno scorso, hanno trovato tutti famiglia. Che bella notizia! E quindi è stata veramente una grande impresa e nell'ambito dell'anti-racing è quello che noi ci proponiamo di fare come obiettivo principale, cioè l'obiettivo dell'associazione è che l'anti-racing, che le corse coi cani e la caccia coi galgo sparisca in tutto il mondo in modo che noi chiudiamo l'associazione, perché quello è l'obiettivo di tutte le associazioni anti-racing dei levrieri, che il network di cui noi facciamo parte. E qui ne vediamo alcuni. Certo. Questi sono quasi tutti Greyhound, abbiamo anche una cinese, quindi Mia, è una Grey di un anno e mezzo, è nata nel cinodromo e quindi non ha mai corso fortunatamente ed è arrivata in Italia quest'anno, ed è un cane spettacolare. È una cucciolona apertissima al mondo, apertissima all'esperienza, un cane assolutamente gioioso. Quindi diamo degli aggettivi per questi cani. Allora, sono senz'altro cani riconoscenti. Questo è un aggettivo che io mi sento di spendere ampiamente. Sono cani che una volta inseriti in un contesto di rispetto e di amore dimostrano di aver chiaramente compreso quello che tu hai fatto per loro e ti ricambiano 10 volte tanto. Quindi sono cani che sono dei grandissimi compagni di vita, sono cani che si possono portare dappertutto, sono cani che camminano tanto, gli piace tantissimo fare esperienza, possono stare tranquillamente in giro per monti, al mare, possono stare in città. Allora, chiudiamo qui Amico Cane questa puntata, noi ci rivediamo giovedì alle 20:30, giovedì prossimo, sempre su Rete 55, e lanciamo un appello, basta corse. Sostenete le nostre campagne anti-racing. Visitate la nostra pagina Facebook, visitate il nostro sito dove noi periodicamente lanciamo campagne invitando i nostri sostenitori, i nostri amici, i simpatizzanti a firmare petizioni, a dare voce a questi cani nei paesi dove assolutamente voce non ne hanno, anzi dove vengono abusati, maltrattati e fanno una vita veramente dolorosa.
Veramente. Grazie Paola. Grazie a voi per questa opportunità. Grazie a giovedì prossimo. Grazie, arrivederci.